Stefania Morolico, founder di Mentors for You, e sono molto contenta di darvi il benvenuto oggi a questo primo Young Women Leadership Workshop. Sto guardando il pubblico, molto femminile, però non solo, e questo fa onore e soprattutto mi fa piacere, perché quello che noi diciamo oggi, quello che io voglio dire e soprattutto chiederò alle mie amiche qui presenti, è un discorso che riguarda tutti noi, non riguarda le donne, riguarda veramente il paese. Ma che cosa volevate essere voi da grandi? Allora, lo confesso, da piccola volevo fare la pittrice e quindi non ho realizzato le mie aspirazioni, ma forse ho sviluppato il mio potenziale. Ah, io ho risposto, io mi vedo amministratore delegato. E dopo 15 anni ho avuto la fortuna di realizzare questo sogno. Ovviamente poi anche per me il percorso non è stato sempre facile, ci sono stati momenti facili, momenti difficili, però sono riuscita nel mio piccolo a raggiungere questo sogno nel cassetto. Siete donne, lo vediamo, siete mamme, siete mogli e naturalmente siete top executive. Questo vuol dire che avete conciliato. Mi ha aiutato in ognuno dei miei ruoli, donna, moglie, mamma, manager, sapermi concentrare solo sulle attività che fanno veramente la differenza. L'altra cosa che mi ha aiutato a conciliare è il non chiedermi di essere perfetta. Avere tutto significa tutto quello che uno desidera. Prima era vietato parlare dei figli, adesso invece se una donna di successo non c'ha i figli è quasi come se non avesse avuto successo sufficiente nella sua vita. Cioè, dobbiamo stare molto attenti anche a questo, non è che avere tutto significa avere il successo sul lavoro e avere i figli. Avere tutto vuol dire avere quello che hai voluto. Quindi avete visto anche voi che cosa vuol dire entrare in azienda, essere una giovane donna e affrontare i vari momenti di valutazione, di possibilità di avere delle posizioni, di essere considerata per le promozioni. Molto spesso noi donne ci mettiamo un cliché addosso. Noi donne vogliamo, come dicevo prima, essere perfette, ma noi donne anche vogliamo l'approvazione. Ecco, la grande differenza che vedo tra un candidato uomo e un candidato donna quando mi capita di intervistarli, sia che siano ragazzi giovani che arrivano dall'università, sia che siano persone che aspirano a posizioni più senior, è questa. La donna comunque cerca sempre approvazione, cerca di piacere, mentre un uomo è quello che è. E non gli porta niente di piacere. Mi fa piacere ricordarlo perché Mentors for You sta veramente facendo ed è ha creato un esempio non solo in Italia, perché è un esempio anche per l'Europa, di una pratica importante da sponsorizzare, da immettere, da sostenere. Però mi chiedo, avete avuto dei mentor? Cioè, se io vi dico mentor, che cosa pensi tu, Cristina? Secondo me il mentor è una persona che ti sta vicino, che ha la pazienza e la voglia di ascoltarti per capire chi sei veramente e poi ti dà un consiglio in cui condivide la sua esperienza, quello che ha imparato dai propri errori, dal proprio percorso, in modo tale che tu possa dare poi il meglio di te stessa e eviti magari gli errori che sono già stati fatti dal mentor prima. Ad andare oltre quello che pareva possibile in quel momento, e questo mi appartiene ancora oggi. Se voi foste là, no, 22 anni, 23, 25, quanti ne avete, cosa avreste voluto sentire da queste qui che stanno qui? Quando ci provate, provateci con tutta la forza, la determinazione e il coraggio che avete, ma non scendete mai a compromessi con quello che siete, con i valori che avete, perché alla fine contano tante cose nella vita, conta la leadership, conta la determinazione, conta il pensiero strategico, ma conta anche essere persone oneste, trasparenti, generose. Dovete fare quello che volete, dovete interrogare sì il cervello ovviamente, ma soprattutto la pancia, quindi interrogate la vostra pancia e cercate di capire che cosa vi dice. Fate, cercate di trovare del tempo, e se lo volete lo potete fare anche qui, per fare del volontariato, anche pochissimo, anche soltanto un giorno l'anno, non lo so, trovate il modo per dare qualcosa a qualcuno.